ti racconto. Fiabe, storie e racconti. Una rubrica creata dai volontari della Società Dante Alighieri del Michigan. Buon ascolto a tutti. Madama Cirimbriscola, trascritta da Antonio Baldini da un'antica fiaba popolare toscana e raccolta nel libro La strada delle meraviglie. C'era una volta un boscaiolo che aveva una bella figliolina piena di spirito e di allegre trovate che tutti chiamavano Madama Cirimbriscola. Un giorno il boscaiolo, andando per la selva, trovò al piede un castagno o un mortaio e lo portò a casa per farne uso quando capitasse. Ma appena la ragazza vide quel mortaio, saltò al collo del babbo e con mille moine gli disse: «Babbo, babbo, questo mortaio trovato nella selva, tu l'hai da portare al re!» Siccome il povero uomo per quella figlioletta travedeva, si recò dal re col mortaio. «Cos'è quella roba?» chiese il re guardando di malocchio il povero boscaiolo. «Ve lo manda la mia figlia Madama Cirimbriscola!» «Va bene!» rispose il re e gli dette una cannuccia di legno dicendogli: «Porta questa cannuccia a Madama Cirimbriscola e dille che con questa mi ci faccia la mazza per il mortaio, altrimenti la faccio ammazzare!» Il boscaiolo se ne tornò alla sua capanna del bosco battendo i denti dalla pena e dalla paura. «Figlia mia, che hai fatto? Hai offeso il re e tutte le disgrazie sono oramai sulla nostra capanna!» «Babbo, babbo, niente paura. Piglia queste tre rape e portale dal re e digli che quando ne avrà cavato sangue io gli farò la mazza!» Il povero boscaiolo, che per quella figlietta travedeva, con più paura in corpo che mai si ripresentò alla reggia con quelle rape in mano e fece al re l'impossibile proposta. Sempre più adirato, il re si fece portare tre acce di canapa e dandole al boscaiolo gli disse: «Dì a Cirimbriscola che con queste tre acce ci tessa una tela, altrimenti la faccio ammazzare!» Torna il povero padre nel bosco. «Figlia mia, che hai fatto? Se con queste tre acce tu non riesci a tessere una tela per il re, la tua vita è bella e finita!» «Babbo, babbo, niente paura! Piglia queste tre paglie e portale dal re e digli che quando con queste tre paglie egli avrà fatto un telaio, su quel telaio Cirimbriscola tesserà!» Il povero boscaiolo, che per quella figlietta travedeva, con più paura in corpo che mai, tornò alla reggia. Allora il re ci si mise di punta a voler provare la scaltrezza di questa arrogantissima boschicina e disse al padre: «Dì a tua figlia, se non vuole che io la faccia bruciare viva, che mi si presenti al cospetto, né nuda né vestita, né a piedi né a cavallo, tempo 12 ore. Il povero boscaiolo partì di corsa dalla reggia bagnando del suo pianto tutta la strada. «Figlia mia, questa volta l'hai fatta troppo grossa! Il re tempo 12 ore vuole che ti presenti alla reggia né nuda né vestita, né a piedi né a cavallo. Oh, povera noi, che hai fatto?» «Babbo, babbo, niente paura. Portatemi una rete da pescatore e una capretta.» Avuta la rete, Madama Cirimbriscola se l'avvolse intorno per modo che nuda non poteva dirsi, ma vestita non appariva, e si mise la capretta tra le gambe, per modo che a cavallo non stava e a piedi non rimaneva. Appena il re la vide comparire alla reggia in quell'arnese, scese dal trono col suo più bel sorriso e disse a Cirimbriscola: «Ora vedo che la sai più lunga di me. Tu sei la moglie che mi ci vuole. Io ti piglio, ma ho un patto, che non ti devi in nessun caso impicciare dei fatti miei. Accettato?» Le nozze si fecero grandi e magnifiche e Madama Cirimbriscola per un po' di tempo stette ai patti di non impicciarsi in nessun caso dei fatti del marito. Ma un giorno di fiera successe tra contadini una gran disputa a proposito di un bove, d'una vacca e d'un vitellino, e la disputa andò tanto oltre che fu chiamato a giudicarla il re in persona. Un
contadino portava alla fiera una vacca, un altro contadino portava un bove. Allontanatisi i due contadini, un momento per andare a vedere la giostra, la vacca, che era incinta, partorì un bel vitellino sul prato, vicino al bove dell'altro contadino. Tornati i contadini dalla giostra, adocchiano il vitellino sul prato e il padrone del bove dice: «Il vitellino è mio!» Il padrone della vacca dice: «No, è mio!» Venuti poi dunque in cospetto del re, il re così sentenzia: «Ciascuno di voi si tiri dietro l'animale suo. A quale spontaneamente andar dietro il vitellino del padron di quella bestia il vitellino sia?» Il padrone della vacca si tira dietro la sua bestia. Il vitellino non si muove. Il padrone del bove va per slegare il suo ed ecco che il vitellino gli va dietro. Allora il re, giusta la parola data, aggiudica il vitellino al contadino che portava il bove. Il padrone della vacca piangeva. Madama Cirimbriscola, che dalla finestra aveva assistito a tutta la scena, manda a chiamare il povero contadino e gli dice: «Non piangere, se tu mi prometti di non dire a nessuno che il consiglio viene da me, ti insegno il modo di riavere il vitellino». Il contadino promise: «Fa dunque così, empiti le tasche di molliche di pane, va nel giardino reale e quando il sole domani mattina batte sulle finestre del re, butta le molliche nella vasca. Venuti i pesci a galla, batti con una bacchetta sulla sponda e sull'acqua e poi grida con quanta voce in gola: "Pesci, a pascer l'erba!" Il re, che si sveglia giusto a quell'ora, vedrai che s'affaccerà e ti parlerà. Tu non fare il grullo, bada di rispondergli a tono. E così il contadino fece. Venuta l'aurora, si recò nel giardino del re e appena il sole batté sulle finestre, buttò le molliche nella vasca e batté con una bacchettina sulla sponda e gridò con quanta voce aveva in gola: «Pesci, a pascer l'erba!» Allora il re aprì la finestra, guardò chi fosse e disse: «Stupido d'un villano, i pesci a pascer l'erba quando mai si è visto?» E il contadino pronto: «E a partorire uovi, sì?» Il re, scottato dalla risposta, non disse altro che: «Vai a prenderti il vitellino, che è tuo di diritto». Ciò detto, rientrò nella camera e disse a Madama Cirimbriscola: «T'avevo pur detto di non impicciarti in nessun caso dei fatti miei. Ora alzati, prenditi in questo palazzo la cosa che più ti piace e vattene con Dio». Cirimbriscola non disse né ai né bai. Solo mandò a chiamare il cuoco della cucina reale e gli disse di mettere un grano d'oppio nella pietanza del re. Appena mangiato, il re cadde in un sonno profondissimo e Madama Cirimbriscola se lo fece caricare in una carrozza e dette ai cocchieri l'ordine di andare nel bosco alla sua capanna d'una volta. Giunti alla capanna, vi fece trasportare il re con ogni riguardo e lo fece distendere nel letto di suo padre. Quando il re fu a svegliarsi e si vide in un povero lettuccio, sotto un tetto, tutto affumicato, si rizzò meravigliato e chiamò: «Cirimbriscola!» Cirimbriscola apparve con viso ridente. «Cirimbriscola, dimmi dove sono!» comandò il re facendo fuoco dagli occhi. Ma Madama Cirimbriscola, senza scomporsi, disse: «Ma avevate pur detto di portar via con me dal palazzo la cosa che più mi piacesse?» La risposta piacque tanto al re che fece pace con Madama Cirimbriscola e tutti e due ripresero a piedi la via della Reggia, dove vissero lunghi anni felici e contenti. Ha letto per voi Silvia Giorgini.